Con grande onore e piacere che per la prima volta qui a Caffè con Vista sulle frequenze di Punto Radio abbiamo il piacere di ospitare la bellissima e bravissima Barbara D'Urso! Brava Barbara, ci prendi in giro! Allora, come stai? Che piacere averti qui! Ma sto molto bene perché finalmente sono in vacanza, un po' di vacanzetto. Eh beh, mi sembra giusto. Possiamo dire dove ti trovi, no? In questo momento sono, come potete sentire, sono in macchina e vago da una parte all'altra della penisola. Ecco, ecco, quindi... è un segreto. Allora Barbara, da poco è arrivato in edicola B Magazine, il mensile da te fondato. Ecco, ma com'è nato questo progetto? Come sta andando? E quanto tempo ti impegna, visto che curi direttamente molto delle sue pagine? Ma guarda, è nato perché è un'idea che avevo già da un paio di anni. Sì. Mi piaceva l'idea di condividere insieme alla gente... quello che, scusate se parlo un po' in maniera che sembra un pochino sugar, ma ho un ritorno incredibile per cui parlo e mi riascolto. Oh, mi dispiace, mannaggia. Quando facevo le dirette da fattoria, sì, oppure del Grattello, che mi tornava la voce indietro, ecco, sento così. Va bene, proviamo. Sono più stupida del solito, però provo. Sì. Insomma, volevo condividere insieme alla gente, insieme a quelli che mi seguono, e anche magari a chi non mi segue, magari anche a chi sto antipatica. Volevo condividere un po' di segreti, un po' di cose carine, un po' di sperimenti, un po' di modo di vivere mio, che è abbastanza particolare. E quindi, certo, dopo 2 anni ho trovato, insomma, devo dire, sono stati carini, sono stati loro che mi hanno cercato, che sono quelli della Panini, che certo, fanno le figurine. Sì, sì, figurine, conosciamo. I calciatori hanno comprato Topolino e hanno deciso di pubblicare anche Nonna Papera. Mamma mia, sei simpaticissima. Ma non dire così, tu sei una donna bellissima. E lo dimostra anche, insomma, tutto quello che fai e il tuo stato fisico, insomma, tutto quello che, diciamo, fai per mantenerti come sei, ecco, come lo dimostra quando appari in TV, ecco, sei bellissima. Ma sai che cos'è? Io sono un po' preoccupata perché, e da cui nasce anche l'idea del B Magazine, siccome io non sono una star che sta lì chiusa nei palazzi, nelle liste, da solamente ai festoni, ma sì, sono una che tira, ecco, se tu adesso ti fermassi all'autogrill dove sto per fermarti, non mi vedresti con i sandali, con le scarpe basse, struccata, la gola di cavallo, in questo momento una gonnellina di jeans e una maglietta sopra. Ma sei bella lo stesso, Barbara! No, tutti quanti mi dicono, ma com'è possibile, dal vivo sei più bella che in televisione, e io mi preoccupo moltissimo. Ecco. Perché evidentemente in televisione deve essere un cesso pazzesco. Ma no, ma assolutamente no, non dire così, perché io guarda, sei bella in tutti e due i modi. Come fai? Allora io l'ho scritto nel B-Magazine, ci sono tutti i trucchi, tutti i segretini, capito? Ecco, beh, insomma, questa è una cosa molto bella anche per tutte le tue fan che ti seguono, ovviamente anche chi vuole avere un corpo come Barbara D'Urso, insomma. Ma insomma, forse più che un corpo, anche un'energia. Guarda, il mio segreto è l'energia. Io sono sempre voglia di giocare, di divertirmi, di cazzeggiare. Mangio in maniera particolare, poi i miei segreti, cosa fare la mattina quando ci si sveglia. E poi, tu ti sei mai fatto uno scrub? Sì, come no? Davvero? Assolutamente. Che scrub hai fatto? Ma guarda, io vado da un estetista, di la verità, che mi fa quello con le perline, non so se è presente. Però scusa, allora, sì, viva l'estetista, tutta la vita senza l'estetista non potremmo vivere, ovviamente. Però un giorno che magari l'estetista è chiusa, o una non ha proprio tutti i soldi per andare tutte le settimane dall'estetista, sì, sul B Magazine c'è anche un modo carino per farci uno scrub, spendendo tipo €1. Ah. Non è male. Lo vuoi svelare? Lo vuoi svelare? Va bene, svelo quello di questo mese.
cose. Dai. Allora, tu devi prendere il caffè macinato. Sì. Lo metti in una ciotolina, mm-hmm. ci metti l'olio d'oliva, quello buono, mischi, fai venire una pappettina. Sì. E lo metti sul viso. Lo tieni un po', poi lo massaggi, mm-hmm. dopo un po' lo togli e ti viene la pelle morbidissima e pulitissima. Ma pensa a te, ma bellissima! Ma vedi quanti trucchi che ci insegna Barbara! Ma non solo quelli, sono anche tutti i segreti per farti dei mobili, per esempio a casa, usando delle cose di scarto che trovi magari buttate, che ne so, dal fruttivendolo. Sì. E tu li prendi e ti fai dei mobili pazzeschi. Ma guarda te, ma veramente ne sai una più del diavolo, Barbara. No, i diavoli non ci piacciono, ne so qualcuno è più di voi. Ve lo racconto. Ecco, quindi B Magazine è arrivato al secondo, diciamo, volume, questo mensile, veramente. Secondo numero, sì. Ecco, numero. Volume di spaventi. Mamma mia, numero. Bellissimo, bellissimo. Senti Barbara, oddio, scusami che abbiamo degli audio un po' strani oggi. Senti, Barbara, da anni sei una delle regine della TV italiana. Tuttavia tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio ti abbiamo vista un po' meno. Ma cos'era successo? Cioè, cosa ha contribuito secondo te al tuo grande ritorno? Ma guarda, il successo che ho deciso di fare due bambini. Beh, ti pare poco? Che mi sono venuti anche su due gragnocchi, devo ecco. dire. E quindi mi sono dedicata un po' a loro, poi sono tornata. Brava, brava. Sì, due gragnocchi, devo dire. E poi sono tornata pian piano, perché sai, sono dunque dal 77... Siamo nel 2014, sono 37 anni che faccio televisione. Caspita, direi che è un bel po'. Senti, Domenica Live, pomeriggio 5, sono appuntamenti fissi per milioni di italiani. Qual è il tuo segreto per avere così tanto successo, Barbara? Ma non lo so, lì è un mix, sai. La squadra, noi siamo molto pochi ma molto uniti. E poi io, forse uno dei segreti è che io sono quella che sono, o superissima o faccio veramente schifo alla gente, e quindi io dico, e questo mi piace molto, perché se fossi una tiepida, no? Che certo. Suscita grandi emozioni, sarei anche molto noiosa, non mi piacerei. Hai ragione. Io sono così. Sono così. E sei bella così. Come sei, Barbara! Madonna, come una vecchia canzone, tu sei bella. Come sei? È vero, è vero. Senti, poi vorrei anche chiederti, c'è stato qualche ospite con il quale ti sei trovata in difficoltà e altri invece che vorresti invitare di nuovo perché ti sei trovata particolarmente bene con loro? Ma guarda, in difficoltà devo dire, in realtà non mi trovo mai, perché sai, facendo questo lavoro da tanti anni, poi facendo la diretta tutti i giorni per ore, insomma è chiaro che lì poi subentra anche il mestiere, no? Quindi è difficile mettermi in difficoltà. Certo. Guarda, ultimamente è stato mio ospite, sono stata molto contenta, Matteo Renzi, che mi ha promesso che tornerà da me, è stata un'intervista molto piacevole. Certo, caspita, direi. E invece ti devo dire una cosa, Barbara, pensa che proprio in questo momento stanno arrivando molti sms nei tuoi confronti di personaggi che vorrebbero, diciamo, rivedere al tuo programma Domenica Live. E hanno citato in molti, ti dico, sai chi? No. Lucia Bramieri, un personaggio sì. Evidentemente, a parte le sue traversie, anche molto simpatico. Ma tu lo sai che Lucia Bramieri è diventata un'icona ormai? Mamma. Che Emanuela Villa, sì, tutti mi chiedono. Tornerà Lucia, perché è molto simpatica, sì. Una pazza scatenata, sì. Sì, devo dire che davvero è stato un bel successo, perché insomma è venuta diverse volte, poi comunque, sai, sono sempre storie che interessano al nostro paese, alla fine, insomma. Quindi direi che... Sì. Veramente. Anche perché ogni volta è stato un modo anche per ricordare un grandissimo, che è stato Gino, veramente grandissimo artista. Grandissimo artista. Assolutamente. E lì non è che puoi dire poteva piacere o non piacere. Gino Bramieri piaceva per forza a tutti, perché era davvero un grande artista. Certo.
Siamo d'accordissimo, Barbara. Senti, allora, io, come facciamo di solito a tutti i nostri personaggi, farei un botta e risposta. Un botta e risposta per conoscerti un po' meglio, se sei d'accordo, eh? Allora, andiamo, via. Piatto preferito. Che cosa preferito? Rifammi la domanda. Sì, piatto preferito. Ah, piatto? Sì. Parmigiana di melanzane. La trasmissione a cui sei più legata. La dottoressa Gio. Un pregio. Mio? Sì. Ah, guarda, io mi sono molto simpatica. Beh, bene. Un difetto invece. Sono una rompipalle, lavoro una roba assurda, veramente rompo i coglioni. Sì, 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 puoi dirla. Sì. Anche perché ti devo chiedere la parolaccia che dici più spesso, puoi dirla, vai. Questa. Questa. Rompi i coglioni. Sul lavoro sono veramente maniacale, controllo anche, non so, il colore della carta igienica del bagno degli occhi. Bellissimo. Un collega o una collega con cui faresti una vacanza? No, io non frequento moltissimo le persone che fanno il mio stesso lavoro, quindi no. Mara era una mia amica molto simpatica, quindi con lei sì. Vittoria Cappello. Ecco, beh, bene. Di cosa hai più paura, Barbara? Dell'aereo. Adesso ho fatto il corso di panico dell'Alitalia. Ma... e ho ripreso a volare. Ma dai! Senti, Barbara, che cosa ti dà più fastidio? Le bugie. Ecco, giusto. E ultima domanda, cosa ti auguri? Ah, mi auguro di essere sempre in salute. Eh beh, questa è una cosa veramente importante. Le persone a cui voglio bene. Brava Barbara! E anche a quelle che va a cui non voglio bene. Hai ragione, bisogna sempre essere leali con tutti, nel bene o nel male. Senti Barbara! Ciao ragazzi! Barbara, senti una cosa, per te adesso, non so se è possibile, perché ti avevamo preparato una sorpresa sul finale. Però non so se riusciremo, dicono purtroppo di no, non ce la facciamo, però te lo voglio dire lo stesso, guarda. Avevamo le vere sorprese sono solo nelle durse interviste, è difficile farle, però facciamo finta che me l'avete fatta, quale sarebbe stata? Guarda, te lo dico subito, aspetta che chiedo conferma se veramente non si può. No, allora mi dicono che non è raggiungibile, che peccato, mannaggia, ce l'avevamo messa tutta, eravamo già d'accordo, ma ti avrebbe salutato in diretta con la sua voce calorosa, Carlo Conti, Barbara! Te lo saluterò io adesso dopo il programma, appena riprenderà la linea, mannaggia! Allora, guarda, salutatemi voi Carlo. Certo. Io e Carlo ci ricordiamo, abbiamo fatto quando eravamo piccoli. Sì. Una telepromozione insieme, la ti parlo forse di 20 anni fa. No. E dategli un bacio da parte mia e ditegli che sono felicissima del grande successo che ha, che se lo merita tutto. Assolutamente. Va bene Barbara, allora noi ti abbracciamo, grazie mille per essere stata in nostra compagnia e ovviamente ti seguiremo con le tue prossime vicende televisive, grazie!